Nejaký González, González pensábamos distinguir ese, nejaký lui. Fajak, eso, eso es solo un poquito da staff medico, porque honestamente so che sta procedendo bene, ma i tempi non vorrei dire delle stupidaggini, ecco. Non è convocato, No, non è convocato, no, è anche Fajak. Quindi abbiamo questi tre ma assenti. González è ancora problema ai denti? No. Però forse guarda attenti ha creato altri tipi di problematiche un pochino, quindi dobbiamo un pochino guardare certe cose. Si sta, non riesce a dare continuità ad allenamenti. Però anche qua non vuole stupidaggio, sempre preferirei forse lo staff medico a dare delle delucidazioni. Non è niente di grave, però non riusciamo a fare una continuità. Ha precedenti con Foscarini? 9. 9? Ah, so, sicuramente tanti. Mi pare da 2, Sì. 2, 5, 2. Sì? No, l'allenatore che ha affondato di più lei. Ah, non so più. 9. Siamo anche amici, anche con questo. Vabbè, è delle zone mie. Tanto, se continua così, gli amici. Sì, va bene. Ma mi No, saluta quelli di voi. va bene, è vero che è una bravissima persona, secondo me è anche un ottimo tecnico. A parte che Nogodino è grandissima stima anche del mister di Nogodino. Poi tante volte le situazioni, gli anni prendono delle pieghe particolari, però sono due ottimi tecnici. La persona, tornando adesso a Claudio, è molto preparata, è un grande lavoratore, è una persona che negli anni ha fatto sempre bene. Il discorso della giornata di ieri era anche legato se magari ha pensato in settimana di partire con una formazione un po' più spinta. Abbiamo trovato più alternative, questo è vero, e ancora non ho deciso del tutto, nel senso che ci sono delle situazioni che voglio ancora ragionarci un pochino. Certo che le partite che abbiamo fatto mi danno tutte le indicazioni, quindi dobbiamo andare a codificare e a preparare più situazioni. Questa settimana abbiamo lavorato su tante situazioni, è vero. Salve, a proposito di indicazioni, volevo una sua opinione sul duo di centrocampo, nel caso in cui lei ne schieri solo due, Bianco Colombatto. Possono farlo benissimo, però secondo me può farlo anche Bustos. Qua non lo so, Bandinelli anche, adesso non c'è, però potrebbe farlo anche Bandinelli, però Bianco con Lomato, ma anche all'andata quando ci eravamo messi 4-4-2, adesso mi mette quella di Novara, per esempio, ha fatto delle buone cose, anche a Salerno, se non sbaglio. Sono in grado, secondo lei, di supportare un eventuale modulo a tre punte? Loro due. Beh, loro sette, gli altri, poi non c'è gente di l'altro che sono meccanismi diversi, però secondo me questa settimana abbiamo creato anche delle alternative in quel senso, perché abbiamo visto che sia in partita, sia anche dall'inizio, secondo me può essere, possono diventare buone, perché poi dopo, in base a tante cose, possiamo creare delle alternative di gioco. Mi chiedevo, nella tua carriera, cioè in questo, come posso dire, questa fase della tua carriera, cioè questa stagione, questo momento, insomma, che stai vivendo sulla panchina di Perugia, dove lo collochi? Nel senso, hai la sensazione che possa essere magari, diciamo, una bella occasione anche sul piano personale? Quando ho scelto Perugia l'ho fatta per questo motivo, perché secondo me la piazza era importante e il gruppo di giocatori era un gruppo importante, che poi si è ancora più rafforzato a gennaio. Quindi anche la società sapeva lavorare con certi obiettivi. Quindi la mia idea c'è sempre stato quello di provare a fare qualcosa di più, migliorarmi, ma no? A prescindere da dove sono, l'idea era sempre di giocare per vincere tutte le partite. È lo spirito nostro. Però ogni stagione ha una storia a sé, ogni stagione ha delle variabili diverse. Quest'anno, in questo momento stiamo bene, vedo un gruppo molto mentalizzato, ed è una cosa positiva, un gruppo che lavora con grandissima intensità, ma con grandissimo entusiasmo e si diverte a far fatica, che è una cosa bella, e quindi possiamo far bene, ma il discorso prima, no? Se non guardo la classifica non posso neanche fare tante considerazioni su quello che farò sulla stagione mia. Cerco di concentrarmi sull'avversario.
senza tante storie, cercando di creare alternative in quello che abbiamo e migliorare gli aspetti che secondo me possono ancora, possono, tutti un pochino possono essere migliorati. Allora, non so, perché ho visto che c'era il presidente alla rifinitura, non so se è una cosa che avviene tanto spesso, mi chiedevo se magari ha detto qualcosa di particolare, sia perché è un momento particolare, insomma. Allora, secondo lui lavoriamo sempre poco, quindi dobbiamo quello è il concetto di fondo di ogni fine allenamento, ma anche ha ragione, perché qualcosa di più si può sempre fare, qualcosa di meglio si può sempre fare, poi dopo però bisogna anche capire i momenti e poi che ogni giorno a settimana sia tutto diverso. Mister, mi perdoni se ritorno sull'argomento, lei ovviamente dal suo punto di vista fa benissimo a dire di non guardare la classifica, poi se effettivamente non la guarda è un altro discorso, ma è innegabile che nell'ambiente si respiri un certo clima e anche determinate sue scelte, per quanto possano essere razionali, cioè dettate dall'analisi degli allenamenti, dello stato di forma eccetera, non so, rispondano anche ad un clima cambiato, c'è la sensazione che le cose stanno andando meglio e che possono andare sempre meglio. L'aspetto psicologico nel calcio conta, voi lo avvertite, immagino. Certo, allora il fatto che i tifosi siano sognino è una cosa super legittima, però noi dobbiamo fare le cose giuste, anche i ragazzi sognano, anch'io, non è che nessuno, ma in ogni caso, appunto, prima parlavo di un gruppo mentalizzato, il gruppo mentalizzato sulla gara, e noi non dobbiamo perdere questo. Poi, anche dal punto di vista dell'ambiente, a me piace che ci sia entusiasmo, perché sicuramente preferisco, come sta adesso, la situazione rispetto a qualche mese fa, ci mancherebbe. Ma il rischio è di sottovalutare le partite, gli avversari, perché abbiamo visto ieri, Ternana ha vinto 5-1 con Cittadella, il Carpi ha perso 2-0 ad Asco. L'anno scorso è stato uguale, l'anno scorso le ultime due, allo stesso Latina che era retrocesso, ha avuto le scatole a tutti fino alla fine. Quindi il rischio è di perdere di vista la caratteristica principale del campionato di Serie B, che è il grandissimo equilibrio e la grandissima difficoltà a giocare contro tutti quanti. Non è che se tu vai a Vercelli vinci con la sigaretta, vinci se fai una gran battaglia. La dimostrazione che a Vercelli non è che hanno vinto in tanti ultimamente. Quindi Ascoli è un'altra gran battaglia, lo era in ogni caso con Novellino, adesso che hanno cambiato tecnico, appunto abbiamo detto ci sono ancora più difficoltà. Quindi io vorrei che il sogno rimanesse vivo per chi deve sognare, però vorrei che noi che ci alziamo al mattino andassimo a lavorare sul campo per raggiungerlo. Non quello obiettivo, l'obiettivo più alto possibile, come ci siamo sempre detti. Anche quando eravamo in difficoltà abbiamo lasciato le porte aperte sempre a tutto quanto, guardando però con equilibrio davanti e dietro sempre. Se tu guardi la classifica, qual è l'errore? Diciamo che andando su già sesto, anche se succede qualcosa rimango sesto, ma sta partita. Quindi rischi di avere un piccolo appagamento. Ed è l'ultima cosa che noi vogliamo. L'appagamento non ci deve essere, ci deve essere massima concentrazione sull'avversario. Ed è una partita veramente tosta. Perché i precedenti sono relativi, perché ci sono poi precedenti diversi se uno guarda tante cose. E quindi noi dobbiamo fare una grande partita di intensità ed è una battaglia. Poi dopo abbiamo le nostre caratteristiche, le nostre voglie di far bene, le scelte, uno dice sono più offensive, ma non è che sono più offensive, sono sempre in virtù di provare a vincere, però sempre rimanendo fedeli ai nostri due grandi dogmi che sono l'equilibrio e la voglia di essere pericolosi. Mister, una cosa, sì, mi ricollego appunto a quest'ultima tematica, sì, sotto questo punto di vista, sempre rimanendo fedele a questi due assiomi che per lei sono punti di dogma. Gli ultimi
minuti, diciamo, della partita contro la Pro Vercelli, le hanno dato delle indicazioni importanti sull'atletismo di alcuni giocatori. Sotto questo punto di vista, per esempio, Buonaiuto ha dimostrato di poter interpretare, giusto che sono d'accordo con lei sul fatto di poter diventare un'ottima mezz'ala, secondo me questa è un'opinione personale che di sé conta poco, però ha dimostrato veramente di avere una certa versatilità anche nei ripiegamenti quando è andato a finire sull'esterno. Insomma, potrebbe essere un'arma importante, senza che la mista di natura né la formazione nel prosieguo del campionato, e soprattutto con un certo tipo di squadra. Sì, sì, ma Cristian può fare tre ruoli, può giocare da mezzala, può giocare da quinto a sinistra, perché a destra di vista un pochino meno, e può giocare anche da seconda punta, sotto punta, mezza punta. Poi lui ha una grande capacità di entrare subito in partita. Ma vedo che tutti, perché veramente è una cosa molto bella che chi entra subito col piglio giusto, chi metto, ed è una cosa fantastica, perché non capita sempre, lo garantisco. È una bella caratteristica, però Germoni secondo me sta facendo anche lui un buon lavoro. Noi non siamo un gruppo numerosissimo, che vuol dire che per forza di cose un pochino dobbiamo lavorare anche su creare alternative, però non sono mai buttate là. Se metto là, so che ho visto qualcosa in allenamento che mi dà garanzie, poi dopo posso farlo magari contro un certo tipo di modulo, posso farlo meno contro altri moduli, insomma poi sono valutazioni che di partita in partita si fanno. Benissime domande, per favore. Solo una spiegazione. Nel suo modo di ragionare, mister, che differenza c'è tra una grande squadra e una squadra vera? Perché lei ha fatto questo concetto l'ultima... La grande squadra si vede con i risultati ottenuti. E la Juve è una grande squadra perché ha vinto i suoi 6 scudetti e li ha vinti. E la squadra vera? La squadra vera è una squadra che ogni partita ha delle ottime possibilità di vincere, che ha convinzione per i mezzi, che sono un gruppo dove tutti, e per noi è così, mettono davanti gli interessi della collettivi rispetto agli interessi individuali, e dove, ho detto prima, cioè, chi entra, il fatto che entri faccia bene non è scontato mai. E noi abbiamo messo ragazzi che lo fanno sempre, e chi metto. Quindi vuol dire che, hanno, che da questo punto di vista è un gruppo fantastico. È un gruppo che ha fiducia nel compagno, che se gioca chiunque non è un problema per chi c'è a fianco. Da quel punto di vista è una squadra vera. Poi la squadra, la grande squadra, quella che fa grande, è quella che alla fine ha vinto, perché sennò rimaniamo pari. Io la grande squadra, Napoli è una squadra vera. Beh, se vogliamo entrare così, sì, però anche per vincere è relativo. In Italia soprattutto scudetto vince uno, una squadra su Napoli che 3 anni che è là, è una grande squadra che è Napoli. Insomma, sono sfumature, poi voi ho detto per forza la definizione, uno la butta là anche in maniera che suggestiva. Sì, è una riflessione del momento, senza mai sperare che lo scrivesse la Bibbia dietro. Mister, adesso di ragionare con la... Dice, possiamo dare il tempo a ragionare sul discorso delle... Delle alternative tra centrocampo e tre quarti, insomma. Sì. Hai invece idee chiare per quanto riguarda la composizione della difesa? Di più, è vero, sì, sì. Ho idee più chiare. Difesa in tre le scelte. Solo perché era facile. Abbiamo detto poco niente della partita, nel senso che partita ti aspetti sul piano. Ma io ho detto solo quello fino adesso, una battaglia. No, vabbè, nel senso sul piano tattico. Sì, cioè sì, è una partita che assomiglia un po' a parecchie trasferte che avete già affrontato, oppure se sarà una partita diversa in questo senso. Cioè, io mi aspetto una partita che è una via di mezzo tra Cesena e Vercelli, nel senso che dal punto di vista tattico mi aspetto, però che ho provato anche altre cose, una partita tipo Cesena, poi lui ha l'idea di verticalizzare subito e molto. Come ambiente, come aggressività, come tipo di impatto sul campo, mi aspetto più un Vercelli, cioè un ambiente più caldo, più aggressivo, più da battaglia. Ecco. Poi dopo dobbiamo appunto stare attenti a tutto, perché anche dal punto di vista tattico io posso dire una cosa, però succede il contrario, come alla data, ci aspettavamo un 4-4-2 e adesso
adesso prima ha giocato con un 3-5-2, sono stati molto bravi a mascherarla. Cos'è la differenza? Che adesso possono giocare tutti i moduli che vogliono, sappiamo cosa fare. Là era il quarto d'ora che lavoravamo assieme, quindi le risposte erano limitate a quel poco che avevamo provato, perché poi dopo appunto, i ragazzi bisogna decodificare le situazioni. Adesso sono tutte codificate, quindi basta fare giusto un piccolo cenno e sappiamo già in automatico cosa fare. Perfetto, grazie.